Incidente sul lavoro in un campo nei pressi del santuario delle Vertighe nel comune di Monte San Savino. Mancavano pochi minuti alle 16 quando un giovane di 33 anni, che secondo le prime informazioni non dovrebbe essere toscano, è rimasto folgorato mentre stava lavorando ad un impianto elettrico. Le condizioni del ragazzo sembrano molto gravi, tanto che è stato portato in codice rosso all'ospedale di Siena con l'ambulanza del 118 intervenuta nel luogo dell'incidente. Ad essa si è aggiunta un'automedica che ha portato il massaggiatore cardiaco, il dispositivo introdotto nei mesi scorsi dal 118 e che ha già salvato alcune vite. Il massaggiatore automatico è uno strumento infatti che consente a chi viene colpito dal arresto cardiaco di poter accedere a percorsi terapeutici fino ad ora impensabili. Nella zona dell'incidente si sono portati anche i vigili del fuoco, carabinieri e gli ispettori della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, che dovranno ricostruire l'accaduto e se sono state rispettate le normative in tema di sicurezza.